Giulietta, Alfa Romeo riparte, dovremmo dire per l'ennesima volta, da qui. Sarà la volta buona? Beh, la Giulietta è una bella automobile, non c'è nessun dubbio. E anche una bella Alfa Romeo? Beh, è un po' l'obiettivo che abbiamo oggi, andare a verificare se questa automobile è anche una bella Alfa Romeo. Dal punto di vista formale non c'è dubbio. È chiaro che c'è un rapporto molto diretto con la Mito. Ma qua stiamo parlando di una vettura lunga 4 metri e 35, quindi una vettura che è una ventina di centimetri più lunga della 147 e più ancora rispetto alla Mito. E quindi le linee che sulla Mito sono un po' contratte, se vogliamo un po' caricaturali, soprattutto sul frontale, beh, sulla Giulietta si distendono, si ammorbidiscono, ma non perdono tensione. Perché se dovessimo andare a cercare un elemento capace di garantire la continuità tra le Alfa Romeo della storia, anche recente, dagli anni 50 agli anni 60 e 70, dovremmo trovarlo proprio in questa tensione, cioè il senso che la carrozzeria, la forma esterna, fatichi a contenere quegli elementi meccanici che danno poi il carattere alla vettura. E cosa sono questi elementi meccanici? Sono il motore, sono le ruote, e quindi il passaruota, e quindi il cofano motore, la rastrematura al posteriore. Perché purtroppo oggi in un mondo dove hanno fortuna solo le versioni sportive delle berline, chi questa sportività ce l'aveva all'origine si trova un po' in difficoltà e il rischio è che risponda a questa difficoltà stressando eccessivamente la forma e non ci se lo può permettere, perché se Alfa Romeo negli anni 50 era consentito di abdicare a comfort, abitabilità in funzione delle prestazioni, oggi no. Abbiamo parlato di assonanze e quindi di continuità di immagine di marca rispetto alla Mito, ma in realtà è più una sensazione che non una realtà, perché il design della Giulietta ha una sua autonomia. Tanto la Mito gioca sul tondo, sul convesso, un frontale che ci ricorda molto da vicino quelle delle mitiche Alfa Romeo SZ, quelle carrozzate da Zagato nel suo stabilimento alle porte di Milano. Beh, qua abbiamo detto che è la tensione quello che conta. Quindi quella forma fatta di convessità, fatta di accoglienza, qua si fa un po' più dura, si presenta in maniera più forte. E infatti, guardate, intanto il trilobo classico di Alfa Romeo, molto enfatizzato. Guardate le dimensioni. Tant'è vero che per alleggerirne un po' il peso non è stato incastonato direttamente nella carrozzeria, ma viene contornato, viene inserito in una cornice. Quindi non si è voluto che questo stilema, sia pure così importante, occupasse uno spazio troppo grande, ma d'altra parte il progettista aveva bisogno proprio nella parte superiore di un flusso d'aria importante. E allora ecco la soluzione. Lo scudetto, ma scudetto non collegato direttamente alla carrozzeria, ma frapposto a un'ulteriore presa d'aria. E poi, e qui ci allontaniamo molto dalla Mito, lo possiamo fare perché siamo su una macchina di dimensioni molto più importanti, vedete che il trilobo prosegue poi con queste due grandi nervature sul cofano. Abbiamo detto tensione, la nervatura è proprio tensione e abbiamo detto che in qualche modo comunica che qua dentro c'è un cuore duro e puro come quello di una volta. La meccanica deve apparire incontenibile, abbiamo detto, oppure contenibile a fatica. Passa ruota. Voi vedete la rastrematura, che è quella classica di un coupé, perché non è solo la rastrematura in altezza, ma è la rastrematura in pianta, cioè la larghezza dell'abitacolo diminuisce a mano che ci avviciniamo verso il posteriore. Infatti, chiudendosi l'abitacolo, ecco che viene fuori il parafango. Un po' Q5 in questo tipo di trattamento, che se vogliamo è il contrario della vettura sportiva, eppure gli estremi si toccano. Anche questo è un taglio tipicamente Alfa Romeo.
e poi risalendo verso l'anteriore c'è da notare il padiglione. Bene, è raro riuscire a vedere un padiglione che presenta una continuità della forma così sviluppata. Voi vedete, sembra proprio il tratto di matita tracciato per istinto dal designer. Non c'è stato nessun ripensamento. Perfetta continuità. Perfetta continuità di un montante anteriore assolutamente rastremato e, fatto curioso, non abituale, voi vedete convergente, i due montanti sono convergenti verso il centro vettura. Anche questo contribuisce a slanciare ulteriormente una forma. E all'anteriore dominano ancora una volta i passaruota. Voi vedete come si muove la fiancata di questa vettura, della Giulietta, controllando questa scalfatura che vedete è forte sulle spalle, sui passaggi ruota, poi viene addirittura assorbita dalla carrozzeria. Qui non ce n'è più traccia, poi di nuovo emerge. È il segno di questa doppia rastrematura della vettura che in questo modo si rende evidente. Vedete che poi ricompare al posteriore. Ricompare al posteriore per andare a collegarsi col portellone. Abbiamo detto mille volte che oggi gli impianti, luci, non rispondono solo a esigenze funzionali, ma anche ad esigenze stilistiche. Beh, è particolarmente evidente al posteriore. Pictures of you. Il motore per un Alfa Romeo è qualcosa di più di una componente, seppur privilegiata rispetto al resto della meccanica, è il cuore sportivo, quantomeno il cuore che dà sportività, che trasforma un bel oggetto di design in qualcosa di entusiasmante, in un'esperienza inevitabile da condurre in pista. Multi-air. Un 1.4, un piccolo motore, ma tanta potenza, 170 cavalli. Andiamo a vedere nel dettaglio come è possibile combinare queste due grandezze apparentemente contraddittorie. We are the boxes in the ring, we are the bells that never sing, there is a title we can win. Piccoli, leggeri, super potenti, benvenuti nel mondo dei motori del futuro. Sono il risultato finale di quei processi di downsizing che consentiranno di mettere insieme, senza che uno neghi l'altro, prestazioni, consumi, emissioni. La Giulietta in questo senso dà un'indicazione molto precisa, perché sulla Giulietta, forse per la prima volta, la scelta è solo tra motori turbocompressi, siano essi diesel che a benzina. E sul benzina, ecco il motore dei record. È il 1750, già montato anche su Mito 159, che in questa versione dà risultati di potenza massima e quindi di potenza specifica assolutamente fuori dal comune, quasi 130 cavalli litro, una volta un livello riservato solo a motori da competizione, motori che non dovevano scendere a compromessi con il livello del minimo, con le emissioni, con i consumi. Come si raggiunge un risultato del genere? Beh, naturalmente il punto di partenza è la sovralimentazione. La sovralimentazione di fatto equivale a incrementare la cilindrata del motore senza per questo incrementarne dimensioni, pesi e consumi. Un motore bialbero nella più spinta tradizione Alfa Romeo, iniezione diretta, e poi vedremo che questa è una caratteristica che consente di avere tutta una serie di vantaggi, e abbiamo detto una sovralimentazione con un turbocompressore azionato dai gas di scarico. La domanda era: una bella automobile o anche una bella Alfa Romeo? Beh, io non ho molti dubbi, sarà il fascino della pista di Balocco, dove si sono fatte le ossa tutte le Alfa Romeo che hanno fatto la storia dal 70 ad oggi. Beh, io vi dico, questa è davvero un Alfa Romeo, è un Alfa Romeo moderna naturalmente, non può fare scelte eccessivamente aggressive, ma c'è la prestazione, c'è la docilità di guida, c'è la linea, c'è il fascino. Balocco ha detto che questa è davvero una gran bella Alfa Romeo.